no, sì, oggi chi non ha giocato ieri abbiamo subito iniziato a lavorare prima in palestra, abbiamo fatto le partite nello stretto, si parla già della partita contro l'Udinese, che è una partita importante, giochiamo in casa contro una squadra, una nostra diretta concorrente, e dobbiamo sicuramente cercare di raccogliere il massimo. No, sicuramente, come è già successo contro il Genoa, quando cambia allenatore tutti i giocatori sono rimescolati, quindi tutti si sentono di dare quel qualcosa in più. Verrà qua cercando di giocare, perché le squadre di Odo, come ha dimostrato l'altro anno col Pescara, cercano sempre di creare il gioco da dietro, non buttano mai via il pallone. Noi dobbiamo ancora preparare la partita, il mister ci dirà come dovremo andarli a prendere. Ma sicuramente cercheremo di fare la nostra partita in casa, come sempre abbiamo fatto. Sì, qualsiasi orario, qualsiasi giorno giochiamo, noi soprattutto in casa dobbiamo costruire la nostra salvezza, abbiamo bisogno del nostro pubblico che ci ha spinto molte volte a dare quel qualcosa in più e ci ha portato spesso alla vittoria in casa. Quindi anche lunedì li aspettiamo numerosi e speriamo di regalargli i 3 punti. Quest'anno hanno iniziato un po' peggio dell'anno scorso e vogliono venire qua per fare la loro partita e cercare di portare via punti. Ma troveranno un Crotone agguerrito che ora il mister poi ci dirà come la questione tattica, come prenderli in campo, e siamo pronti a dare tutto, perché in casa noi dobbiamo costruire la nostra salvezza. Questa squadra tutti siamo importanti, come i ragazzi ieri, seppur per la sconfitta, però hanno fatto una buonissima partita in Coppa e hanno dimostrato che tutti sono pronti, che tutti possono essere chiamati in causa e che stanno lavorando benissimo. Infatti il mister, oltre alla sconfitta, credo che sia stato anche un po' soddisfatto per alcuni che hanno fatto una buona partita, e sono convinto che nel corso di questo campionato, che è lungo come ha dimostrato l'altro anno, che tutti avranno bisogno di tutti e tutti devono essere pronti a dar tutto per il compagno e per la squadra.